giudici, però una cosa ci teniamo a dire, i documenti sono pubblici per l'azione del Movimento 5 Stelle, che il 15 settembre ha fatto accesso agli atti e non ce li stavano dando e alla fine abbiamo dovuto ottenerli con i carabinieri il 2 ottobre, dopodiché li hanno pubblicati. Questo sindaco è capace di mentire, tra l'altro tirando in ballo una comunità gloriosa come Sant'Egidio, che si occupa dei poveri qui nella nostra città, dicendo sotto la sua responsabilità che quella cena da 150 euro era stata fatta appunto con gli esponenti comunque della comunità Sant'Egidio, smentita il sindaco della comunità di Sant'Egidio stesso. Magari ha mentito anche sul fatto che non fosse a conoscenza degli affari loschi delle cooperative legate a Mafia Capitale. Come ci si può affidare ad un sindaco che mente tirando in ballo Sant'Egidio? La maggioranza sta chiedendo di vedere approvato un ordine del giorno che impegni la maggioranza stessa a rivedere con una nuova riforma costituzionale le regioni per le quali noi stiamo creando un senato ad hoc con un meccanismo incredibile per poter eleggere i senatori che rappresenteranno delle regioni che voi sostenete nella prossima riforma costituzionale di voler abolire. Ma è follia! Cioè, Presidente, la prego, almeno non gli consenta di presentare un ordine del giorno che impegni il prossimo governo a smentire se stesso una riforma costituzionale che la sta cantando come la soluzione dei problemi del Paese e che vuole già modificare. Voi non state bene, non state bene. Avete fatto una cosa che è illeggibile, è da interpretare, come lo stesso Presidente Grasso ha detto, è da interpretare. Stiamo facendo una riforma costituzionale, una legge costituzionale. È un testo che anche volendo essere d'accordo con le vostre posizioni non si può leggere. È un testo che non può essere insegnato nelle aule, nei corsi di diritto costituzionale. Ma vi renderete conto? Gli studenti di diritto costituzionale vi rideranno dietro ai professori, i quali rideranno altrettanto loro di questo Parlamento. Noi chiediamo l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Voi non solo mantenete questo finanziamento, ma vi siete rubati, e parlo al Partito Democratico, alla sua storia, 100 milioni di euro di debiti contratti dall'Unità. E voi ipocriti del Partito Democratico parlate di pluralismo dell'informazione, voi che siete stati zitti su Berlusconi che con Mondadori si compra la Rizzoli. Che cosa vi ha dato in cambio Berlusconi per pagare il vostro silenzio? Ah, gli ha dato prima Alfano e poi gli ha dato Verdini. E questa è una vergogna che la vostra oscena ipocrisia non cancellerà mai. Alla proposta sul reddito di cittadinanza, ai referendum propositivi, avete detto no all'abolizione dei vitalizi, avete detto no al dimezzamento delle indennità dei parlamentari e ora dite no anche all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Cioè, noi vogliamo abolire il finanziamento, voi volete continuare a finanziare i giornali. Ditemi dove possiamo trovare un punto di caduta tra queste posizioni che sono così estremamente distanti. Oggi abbiamo votato il rapporto sulle indicazioni geografiche per i prodotti non agroalimentari. Sono quei prodotti tipici di un territorio e legati al territorio, come per esempio il vetro di Murano o le ceramiche di Faenza, che ad oggi purtroppo non sono tutelati come specialità. E quindi capita molto spesso di vedere sul mercato prodotti che vantano queste origini, vantano questo nome, ma in realtà non hanno niente a che fare con la località, di provenienza, dichiarata. Questo tema è molto importante per le imprese perché va a combattere quelle che sono dinamiche di frodi e di concorrenza sleale. È importante per l'occupazione perché questo tipo di prodotti sono fortemente legati al territorio e quindi richiedono manodopera qualificata. È molto importante anche per i consumatori. Noi siamo contenti che oggi il Parlamento ha accolto questa posizione, che è la posizione del Movimento 5 Stelle, e aspettiamo con ansia che la Commissione europea, si faccia carico di questa richiesta, una richiesta che serve enormemente al territorio per valorizzare l'economia locale. Colleghi, siamo ancora qui a parlare di concorrenza, o meglio, saremmo in teoria qui a parlare di concorrenza. Sì, perché nonostante il nome,
si può dire senza ombra di dubbio come questo sia l'ennesimo disegno di legge da cui può solo trasparire la volontà del governo di non voler ascoltare le voci dei cittadini e consumatori. Ci siamo messi, come sempre accade, a disposizione, con proposte di buonsenso, fattibili, e che non potevano che andare a riportare sul giusto binario il testo. Una mossa del genere non può che rafforzare ancora di più una domanda che ci balena da quando siamo entrati a Montecitorio. A chi dovete rendere conto, alla finanza o ai cittadini? Noi abbiamo provato a inserire una norma a tutela della libera concorrenza che mette in chiaro che il consumatore etichetta dei prodotti che acquista in modo da metterlo nelle condizioni reali di poter scegliere se acquistare pomodori o olio italiano piuttosto che i fantomatici made in Italy finti. Noi abbiamo presentato emendamenti che potessero evitare alla signora Maria di essere stalkerata telefonicamente, non ho paura di usare questo termine, da qualsiasi offerta commerciale a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma niente. Noi abbiamo cercato di far passare l'obbligatorietà da parte degli operatori di fornire su richiesta dell'utente la registrazione della sottoscrizione di un contratto telefonico, ma anche in questo caso niente. Noi abbiamo tentato di esentare il consumatore dai costi derivanti dei servizi telefonici di assistenza agli istituti bancari. Niente. Noi abbiamo lottato contro la vostra volontà di reintrodurre le penali per i contratti telefonici e invece niente, le avete rimesse. Colleghi, dateci degli ingenui, ma ci saremmo aspettati un minimo di coerenza in più da parte vostra. Per questo detto, il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contrario. Non è una manifestazione, è una manifestazione. Mi sembrate un po' esagerati come schieramento rispetto a questa passeggiata. Prenda atto del fatto che siamo una quarantina di cittadini normalissimi che stanno cercando di fare una passeggiata nei boschi insieme a 5 europarlamentari che si prendono la responsabilità della situazione, visto che lei è la persona responsabile, si prende la responsabilità di farci passare e andare a fare un picnic. Dopo aver provato a passare e non essere riusciti a passare neanche come eurodeputati, vediamo come lo sproporzione di forze qui è incredibile, ci sono uno spiegamento di camionette e di poliziotti contro uno sparuto gruppo di persone anziane. Aprivano gli scudi e partivano dei pugni nel fianco. Le disposizioni sono quelle di proteggere un territorio dai suoi abitanti, siamo arrivati al paradosso. Qui alle nostre spalle si riunisce la Commissione Accesso agli Atti, una commissione di cui io faccio parte. Può essere interpellata da tutti i cittadini per chiedere i documenti che le amministrazioni pubbliche non vogliono dare ai cittadini. Oggi alle 16 la Commissione darà il diniego alla nostra richiesta per avere i documenti dei derivati che le banche e il governo tengono nei cassetti. Secondo loro i cittadini non hanno diritto di sapere che cosa succederà a quei potenziali 40 miliardi di perdite su derivati. Perché siamo arrivati alla commissione di accesso agli atti? Perché noi abbiamo messo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione come parlamentari per avere l'accesso a questi documenti, i famosi contratti degli strumenti finanziari derivati, e il governo ci ha sempre detto di no. Abbiamo fatto quindi una richiesta alla commissione per l'accesso agli atti e oggi temiamo, anzi abbiamo quasi la sicurezza che ci diranno di nuovo no. Per questo settimana scorsa siamo andati in tribunale a depositare un esposto per usurpazione del potere politico contro, logicamente, le persone che stanno al Tesoro e al Governo che non ci vogliono far vedere questi contratti. Fino a qualche settimana fa avevamo il netto sentore che questi documenti ci sarebbero stati consegnati. Invece, nelle ultime ore, qualche cosa si è mosso, quasi come se la politica volesse difendere se stessa. Staremo a vedere che cosa succede. Perché voi? PS. Dov'è Renzi? Perché voi che volete le regole e siete i primi a non rispettarle? Perché voi che tacete mentre affondano i barconi? Perché voi che avete nascosto lo scandalo Volkswagen? Perché voi che salvate le banche con i soldi dei cittadini europei? Perché voi che rappresentate solo 2 dei 28 paesi? Presidente Finocchiaro ha l'emendamento che ha presentato e sul quale voi avete trovato il consenso, è un emendamento truffa.